La corsa a perdifiato del Tropical coreano a rimorchio del Ronco aveva conosciuto un brusco stop domenica scorsa, fatale dunque lo scivolone contro la stella per una squadra che comunque era scesa in campo quest'oggi contro il Cervia con propositi molto chiari, e lo vediamo all'undicesimo minuto, subito avanti il coreano con Vukai che trafigge il portiere del Cervia Bragion, 1-0, ma reazione immediata con il colpo da testa a vuoto, però quello di Vespignani. Continua la reazione, se vogliamo definirla così, quella della Cervia che vediamo si fa avanti con i calci piazzati, ci prova anche Fabbri dal limite dell'area di rigore, poi al 27esimo calcio di punizione per il Tropical, quello di Aliagei, e pallone che comunque non sortisce alcun effetto. Vediamo tante occasioni sprecate, due squadre che si stanno sostanzialmente equivalendo, anche se il punteggio premia il Tropical coreano che rischia su quest'altra palla inattiva al 36esimo minuto. Poi al 44esimo inizia a diluviare, ci prova Ricci, niente da fare per lui, ma in questo caso il campo di coreano viene un po' risparmiato nella ripresa, e allora si può giocare con possibilità dunque di fare male al proprio avversario. Ci prova Ndoka al terzo, niente da fare, poi anche la battuta, quella di Bondi, la conclusione successiva ancora in questo caso Gadda, niente da fare per una Cervia che comunque è perfettamente in partita e va vicino ancora al gol con Zanigni. Una porta che sembra stregata, quella di Romani, sembra, perché effettivamente arriva il pareggio al 41esimo della ripresa, colpo di testa dei suoi, quello di Zanigni, pari per una Cervia che a questo punto si può concentrare sulla possibilità di espugnare il campo di coreano, ma in realtà così non è, perché arriva il gol, sì, ma quello del Tropical lo segna Farnetti, e un minuto dopo il pareggio è di nuovo Tropical avanti sulla Cervia, partita che improvvisamente ha iniziato a brillare di luce propria nella oscurità del campo sportivo di coreano, che come vediamo assiste al palo clamoroso in rovesciata di Zanigni, e poi ancora l'ultimo assalto, niente da fare per Bondi in spaccata. Vince allora il Tropical coreano che si impone sulla Cervia con il punteggio di 2-1.